Buona giornata e benvenuti sul mio canale. Oggi vorrei parlarvi di un oggetto che utilizzo ormai da qualche settimana e di cui non riesco più a farne a meno. L'oggetto in questione è questo, come vedete è un'agenda, sembra un'agenda normale, perché ha la penna, ha dei fogli su dove prendere degli appunti, ma la particolarità di questa agenda qual è? È che è un'agenda digitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha un'applicazione che va connessa a questa agenda e praticamente qualsiasi cosa noi scriviamo sull'agenda, appunti o si può anche disegnare, viene trasferita anche nella sua applicazione. Quindi potremmo ritrovare tutto quello che noi annotiamo su questa agenda, sul tablet, sul PC o anche sul telefonino. Questa agenda, che in inglese si chiama Smart Pen, la produce una ditta leader nel settore nella costruzione di tavolette grafiche che si chiama Wacom. In particolare questo modello si chiama Bamboo Spark. Ne ha creati tre modelli, uno che è quello più grande si chiama Bamboo Foglio, che praticamente è uguale a questo, solo che contiene al suo interno fogli in A5, questo invece contiene dei fogli leggermente più piccoli che sono in formato A4, e in più c'è un altro modello che diciamo è quello più economico, che è praticamente soltanto un block note, praticamente aperto con a vista le pagine, che sono sempre in formato A5, e quello si chiama Bamboo Slate. Ora vedremo cosa c'è contenuto nella scatola, come si installa l'applicazione e vedremo come funziona. Ora vedremo il contenuto della scatola, chiaramente l'agenda. Poi ci sono le istruzioni. Io avendolo comprato in Inghilterra, purtroppo le istruzioni sono solo in lingua inglese. E poi c'è questa scatoletta molto importante, perché al suo interno troviamo il cavo per la ricarica. Purtroppo però non c'è il caricabatterie, dovrete usare quello del telefono. In più troveremo anche due ricambi per la penna. Allora, come fogli l'agenda non ha problemi, può utilizzare qualsiasi tipo di foglio, qualsiasi agenda voi abbiate a casa, potete inserirla, però la penna purtroppo dovete usare quella in dotazione. Quindi ci sono nella scatola due pezzi di ricambio. Cambiare il pennino è semplicissimo. Come vedete, questo è il suo attrezzo, basta schiacciare e si sfila. Una volta sfilata si può inserire il puntale nuovo. Comunque non preoccupatevi, perché li vendono tranquillamente su eBay e costano pochissimo. Come vedete, questa è l'agenda, è molto bella, è costruita con dei materiali di ottima finitura. Qui in alto troviamo la presa USB per ricaricare le batterie. Invece in basso c'è posta una leva, una piccola levetta, come vedete ora è spenta. Se la spingiamo verso destra l'agenda si attiverà. Mi raccomando, quando finite di usare l'agenda ricordatevi di spegnere, altrimenti il giorno dopo quando riutilizzerete l'agenda le batterie saranno scariche. Questo è il suo interno, come vedete c'è un posto per inserire la penna, qui si alza e c'è un ripiano per inserire i fogli che avete già utilizzato. Come vi dicevo, si può inserire qualsiasi tipo di agenda. Perché quello che fa tutto, comunque, è il retro di questa tavoletta. Quindi noi, quando scriviamo con questa penna e questo tipo di inchiostro, il tablet che c'è sotto potrà registrare fino a 100 fogli. Dopo si potrà schiacciare il bottone e tutto quello che abbiamo scritto, che sarà memorizzato nel tablet, sarà inviato all'applicazione, alla propria applicazione. Ora faremo un test, vi farò vedere come si attiva l'applicazione e come funziona. Ricordiamoci che bisogna attivare sempre l'agenda, bisogna far partire
l'applicazione. Come vedete, l'applicazione sta caricando perché sta ricercando il Bluetooth del telefono, sta ricercando l'agenda. Però comunque noi possiamo già prendere le nostre misure. Vi faccio un esempio. Io sono a casa di un cliente, prendo la misura di una finestra. Schiaccio il bottone e in automatico, come si dice, l'agenda invierà il disegno alla propria applicazione. Adesso vi faccio un esempio. Ammettiamo che il cliente mi contatta il giorno dopo e mi dice che il vetro non lo vuole più trasparente, ma lo vuole satinato perché è una finestra del bagno. Quindi io cosa farò? Scriverò quello che scrivo di solito. Vedete? Questo serve per indicare che, come si dice, il vetro non è trasparente ma è stampato C, quindi il vetro è stampato per i bagni. L'applicazione invierà un altro disegno perché è chiaramente passato un giorno e noi cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare nient'altro che andare qui in alto, fare seleziona, selezioniamo le due immagini. Facciamo combina e come vedete troveremo come si chiama, il nostro file come si chiama, nel formato che vogliamo noi. In più cosa possiamo fare con questa applicazione? Possiamo sempre chiaramente selezionare, selezioniamo il disegno che abbiamo deciso di modificare. Una volta selezionato cosa possiamo fare? Possiamo chiaramente girare la nostra immagine se la vogliamo spedire. In più possiamo disegnare, quindi abbiamo la possibilità di modificare il disegno, possiamo scrivere sotto quello che vogliamo, possiamo cancellare, anzi no, questo scusate, è tornare indietro, quindi se noi appostiamo delle modifiche, apportiamo delle modifiche e poi vogliamo tornare indietro, quindi cancellare soltanto quello che più ci interessa, basta cliccare qui in alto. Se invece vogliamo cancellare a nostro piacimento, qui vedete c'è il disegno della gomma e possiamo cancellare. In più, con questo possiamo evidenziare una cosa che ci serve ricordare. Quindi, come vedete, ho evidenziato questo disegnino, cosa vuol dire? Che ogni volta che apriremo l'applicazione ci sarà sempre questo cerchio che ci indicherà come si chiama, quello che noi abbiamo voluto evidenziare. Ecco, questo è come funziona l'applicazione. In più si può anche spedire chiaramente il disegno che noi abbiamo fatto. Cliccando qua in alto, come vedete, ci fa trasformare il foglio in questi formati. Dopo che abbiamo cliccato, per esempio io voglio mandarlo in formato JPEG, clicco JPEG, come vedete qui ci sono tutte le applicazioni dove posso inviare il file, per esempio posso inviarlo su WhatsApp, quindi segnerò la persona a cui voglio inviare il formato oppure l'applicazione, posso anche inviare, per esempio io sono iscritto a Dropbox, quindi posso inviare anche i miei disegni su Dropbox, non è che per forza li devo tenere, come si chiama, nel cloud del sito della Wacom. Anche se comunque il sito della Wacom, quando noi creiamo il nostro account, in regalo ci darà 5 giga di spazio disponibile. 5 giga di spazio disponibili, ho fatto un calcolo, sono all'incirca 6.000 pagine come queste. Quindi possiamo anche mantenere all'interno del cloud della Wacom le nostre pagine. Poi tramite l'applicazione possiamo andare a recuperare il nostro file e da lì guardarlo oppure inviarlo. Si può rinominare chiaramente il file per chiamarlo come desideriamo noi e chiaramente anche qua si può trasformare il file che abbiamo modificato e inviarlo. Comunque ci sono anche altre molteplici applicazioni. Come vedete questa è l'applicazione base, diciamo, la sua applicazione originale.
In più, quando ci siamo iscritti al sito della Qualcomm, loro ci daranno altre applicazioni, quindi ci si potranno scaricare altre applicazioni per creare, per modificare, scusate, i nostri file. Ad esempio, io ho scaricato questa che si chiama Bamboo Paper. Ecco, adesso c'è un aggiornamento, come vedete sta facendo un aggiornamento. Ecco, qui possiamo andare nella libreria e andare a recuperare i nostri disegni da modificare, in più si possono modificare anche delle foto o degli altri file che, non so, che non, noi non abbiamo prodotto con la nostra agenda. Si può cambiare la copertina, vedete? Si può, quindi come si chiama? Possiamo creare un libricino e inserire dentro i file che vogliamo modificare, cambiare colore così ci ricordiamo qual è appena accendiamo l'applicazione. In più si può cambiare anche la carta, come vedete, questa è la carta normale, si può mettere a righe, a quadri. Si può rinominare chiaramente il file per chiamarlo come desideriamo noi e chiaramente anche qua si può trasformare il file che abbiamo modificato e inviarlo. Anche oggi la mia recensione termina qui, recensione di questa agenda che io trovo molto comoda, un oggetto molto carino e se guardate su eBay la potrete trovare anche a dei prezzi molto convenienti, io addirittura l'ho trovata a 35 euro. Più 10 euro di spedizione dall'Inghilterra, prodotto era nuovo e sigillato. E niente, un accessorio molto comodo che vi potrà tornare utile. Spero di essere stato d'aiuto. Come vi dicevo, la recensione termina qui. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mettete un like se vi è piaciuta la mia recensione. Grazie e buona domenica.